Spolveriamo bene questi bei profumini in attesa che la lavatrice smetta di fare casino col mio bel Swifferino. Ciao amici e ciao amiche! Oggi non sono presentabile, quindi ho deciso di fare questo video dove io sarò solo una voce fuori campo, mi si vede solo la manina, tipo famiglia Adams. Ma mi è venuta questa idea anche perché oggi è domenica, è giornata di pulizie per me, perché il sabato per me è giornata di o divertimento, di tempo libero, giornata in cui vedo amiche, o registro video, o mi riposo semplicemente, invece la domenica per me è la giornata delle pulizie. Allora, siccome dovevo togliere tutti questi profumini dal mio vassoio, dei profumi che tengo sul comò in camera da letto, e dovevo appunto spolverare, pulire tutto, mi è venuta questa idea: perché non registrare un video dove vi parlo dei profumi che tengo qui sul mio vassoio in bella vista? Ne ho tanti altri, ovviamente, che tengo però dentro l'armadio, al sicuro, da luce ed aria molesta, ed aria calda soprattutto, perché con l'aria calda e la luce soprattutto, scusate che c'entro un po' l'inquadratura, i profumi si rovinano, ma questi li tengo in bella mostra perché sono troppo belli. Infatti la maggior parte di questi sono profumi arabi, a parte due o tre eccezioni. Al momento quindi questi è quelli che tengo in esposizione, e quindi mi è venuta la brillante idea: perché non parlare di questi profumi? Ora, come sapranno le ragazze che mi seguono da un po', io sono appassionatissima anche di profumi, anche se non sono un'intenditrice, forse ne capisco un po' più di make-up che di profumi, però mi piacciono, ne acquisto, mi piacciono tantissimo. Ci sono tanti iscritti nuovi al mio canale che magari non sanno di questa mia passione per i profumi, ma io sono veramente appassionatissima, super appassionata di profumi. Comunque, tornando al nostro focus, io oggi vi volevo mostrare uno a uno tutti i prodotti che sono in esposizione al momento nella mia camera da letto. Questi li tengo in esposizione tutto l'inverno, poi d'estate li cambio con profumi un po' più aggrumati, un po' più freschi, adatti per la bella stagione. Allora, cominciamo dal fondo, con questo bellissimo profumo che è di Lattafa. Allora, io tengo ovviamente profumi arabi in bella mostra, in esposizione, perché sono i più belli a livello di packaging. Questi sono packaging di lusso, molto pesanti, sembrano un'arma impropria, e molto, molto eleganti. Sia il packaging secondario, cioè la scatola con cui vi arrivano, infatti per dei regali sono favolosi, sia il packaging primario, che è di una bellezza e di una raffinatezza, di una cura veramente estrema. Ma sono anche degli ottimi profumi, la maggior parte, quelli che ho comprato, quelli che ho qui mi piacciono tutti, ma adesso ve ne illustrerò le caratteristiche, singolarmente. Questo è uno dei più forse recenti che ho acquistato, l'ho acquistato qualche mese fa dopo aver visto, un video di Martina Vinai. Questo è un profumo appunto di Lattafa. Tra l'altro costano poco questi profumi, sono tutti al di sotto dei 30-40 euro. Questo per esempio al momento su Notino sta a 22 euro ed è in offerta. Si chiama Aywad, scusate la pronuncia, ma io ovviamente non conosco l'arabo. È un profumo dolce e fruttato, direi adatto a tutte le occasioni, va bene di giorno, va bene di sera, ed è unisex, ma forse un po' più verso il femminile. Si apre con un profumo di bergamotto fresco e note fruttate di lici. Mentre il cuore è rappresentato da inebriante gelsomino, rosa floreale e un pizzico di cannella che conferisce alla fragranza un tocco caldo e speziato. Infatti, questo è un profumo fondamentalmente fruttato e dolce, ma io ci sento un qualcosa di speziato, di fumoso, che però non appesantisce il profumo. L'anima di questo profumo rimane comunque abbastanza facile, fruttata, morbida e appunto è molto gradevole da questo punto di vista. Le note di fondo sono cedro, sandalo, ambra, grigia, muschio e vaniglia, che creano un finale profondo e rilassante che ti accompagnerà per tutta la giornata. Questi alcuni passaggi li leggo ovviamente dal sito di Notino. Quindi questo è un profumo che possiamo indossare in qualsiasi occasione, volendo va bene anche d'estate per la sera, perché io di giorno con 40 gradi non indosserei mai profumoni arabi, sinceramente, ma questo è un mio gusto personale.
ma soprattutto appunto il packaging è stupendo. Poi io amo tantissimo il dorato. Ah, faccio una piccola inciso. Il vassoio che vedete, visto che sicuramente qualcuno me lo chiederà, l'ho comprato da Primark, quindi l'ho pagato poco. Ha lo specchio nel fondo, quindi è molto elegante. Poi ha questi dettagli dorati, ma c'è anche argentato. Allora, io questo, i profumi di cui vi parlo, li metto da parte proprio perché poi voglio pulire il vassoio. Proseguiamo con Pure Musk, anche questa è una Eau de Parfum, sono tutti Eau de Parfum. Questo invece è un brand diverso, si chiama Afnan e questo è l'unico profumo che possiedo di questo brand. Questo invece è un profumo leggermente, secondo me, più verso il maschile, perché è un profumo un pochettino pungente, non è per niente dolce. Però sa di pulito, è proprio un muschio molto spinto, un muschio tagliente, un muschio freddo, un muschio un po' come se conoscete, non mi ricordo se è Nasomatto o Orto Parisi, fa un profumo che si chiama Silver Musk, che è un muschio così freddo, glaciale. Ecco, questo è quel tipo di muschio, quindi non è un profumo molto multisfaccettato dall'evoluzione particolare, è un profumo che inizia e finisce con una nota prepotente di muschio, ma molto pulita, ma molto pungente, molto fresca, ecco. Vi segnalo che al momento questo profumo è in offerta su Notino a poco più di 19 euro, quindi ottimo prezzo. Anche questa è un'arma impropria, ragazze. Anche dal pack, secondo me, si può capire che è un po' più adatto agli uomini, però a me piacciono anche le fragranze maschili. Comunque, questa è una fragranza del gruppo floreale legnoso muschiato unisex. È stato lanciato nel 2022, scusate, ma ho un po' di tosse. Le note di testa sono muschio, muschio bianco e note floreali. La nota di cuore è muschio, la nota di base è muschio naturale. Questo è un muschio leggermente talcato, ma freddo, decisamente freddo. Quindi non lo so, se non vi piace questa tipologia di profumi, forse non fa per voi, cioè vi deve piacere proprio il profumo un po' pungente maschile, secondo il mio modesto parere. Questo è un profumo sempre di Lattafa, ecco che è tutto sporco, quindi lo puliamo. E questo è un profumo che ho comprato grazie a Angela delle sorelle Martinos, che l'ha definito profumo di paradiso, e in effetti non posso che darle ragione. Però premetto subito che questo profumo ha un grande difetto, secondo me, la persistenza. Cioè, mentre questi due sono abbastanza persistenti, questo svanisce nel giro di un'ora, ragazze. Purtroppo su di me lo sento veramente poco. Peccato perché è un ottimo profumo. Anche questo è un profumo fruttato abbastanza dolce, almeno in apertura, perché ha una testa di frutta, melagrana, giglio e aldeidi. Ha un cuore di tuberosa, gardenia, gelsomino, ylang-ylang, caprifoglio, peonia e rosa, e ha un fondo di vaniglia, ambroxan, muschio bianco, legno di sandalo. Quindi è fruttato e fiorito. Allora, le note in apertura fruttate si sentono tantissimo, poi lasciano spazio a un cuore talcato e infine un fondo pulito. Questa è l'evoluzione che io ci sento. È un profumo che ha un'evoluzione complessa nonostante duri poco sulla pelle. Cambia di minuto in minuto. È questo che mi piace di questo profumo, che a differenza di questo è multisfaccettato perché si evolve sulla pelle. Poi magari la scarsa durata è una cosa che dipende dal mio pH, dalla mia pelle personale. Non lo so, non vi saprei dire. Il pack è bellissimo, bellissimo. Quindi questo io lo comprerei solo per tenerlo in esposizione, ve lo dico perché è stupendo. Cioè, guardate la boccetta bianca. Il bianco vuole richiamare un po' quest'anima talcata. Sapete che io amo tantissimo i profumi talcati. Ma procediamo. Sempre dal fondo, con un altro profumo. Come vedete, il bianco è ricorrente perché a me piacciono molto i profumi talcati, muschiati, puliti, e il bianco spesso nei pack vuole richiamare un po' questo mood. Ecco, questo è un profumo assolutamente persistente. Il brand è Swiss Arabian. Lo puliamo un po' perché nel bianco la polvere si vede ancora di più. Swiss Arabian, già forse siamo in una fascia un po' più cara come prezzi. Questo si chiama Oud Abiad, è un profumo fantastico. Allora, qui l'oud si sente, è un profumo dolce ma fumoso, perché l'oud è una resina che regala questo sentore molto fumoso, molto caldo, molto avvolgente, molto misterioso, enigmatico e carismatico.
Anche questo è in offerta su Notino perché c'è il 15% di sconto su tutti questi profumi e con lo sconto sta a circa 35 euro. La composizione del profumo è un profumo ovviamente orientale, molto seducente, accattivante e avvolgente, diciamo che ti avvolge proprio in un'aura di attrazione, di mistero e di carisma, ma anche con dolcezza. È un profumo legnoso, orientale. Viene descritto più per donne che per uomini, ma io lo vedo veramente unisex. Ed è un profumo, secondo me, adatto per le occasioni in cui volete comunque farvi notare, volete che si senta una scia. La testa è bergamotto, origano, olio di bacche di pimento, che non so cosa siano. Il cuore è ambra, incenso, mirra, dolce, agrumi e mirra. E il fondo è cuoio, fumo di legno di agar, che sarebbe l'oud, patchouli e legno di sandalo. Allora, la piramide olfattiva già vi fa capire quanto sia particolare questo profumo. Io di solito non amo l'oud nei profumi quando è un po' troppo spinto. Questo però è sapientemente bilanciato con una parte dolce, data dalla mirra dolce, dall'ambra, dall'incenso. È un profumo bellissimo. Questo è proprio da cappotto, da sciarpone, da scia. Da chi non vuol passare inosservato, c'è la versione dorata o la versione nera. La versione nera è molto più spinta sull'oud, sul fumoso. La versione dorata è più gourmand, quindi troppo dolce. C'è il dattero, per esempio. Quindi lì siamo sul versante più dolce che a me non mi rispecchia. Questo invece è un fumoso, un po' dolce ma non stucchevole, è un po' talcato, è un po' fiorito, poi c'è questo cuoio, è veramente bilanciato, è super sexy, super veramente favoloso. Altro profumo che mi fa impazzire sia come fragranza sia come packaging è questo sempre di Lattafa. I profumi di Lattafa, ragazzi, costano poco e sono veramente particolari. Sempre un eau de parfum, si chiama Mora. Allora, già questo profumo vi fa capire che ha un'anima fruttata anche questa. Scusate che lo spolvero, ne approfitto. Non è bello vedere questo passaggio, ma visto che ci sono, lo faccio. La boccetta è di un'eleganza estrema, a tappo, cioè dettagli dorati, pesante, la boccetta scura, è veramente bellissimo. Allora, questo profumo. A me ricorda tantissimo il profumo della cola, cioè proprio la Coca-Cola. E quindi è un profumo fruttato che secondo me va benissimo per il giorno, che a scapito del suo pack opulento, secondo me è un profumo facile, un profumo anche un po' leggero, giocoso, ha una persistenza media, cioè non fa mezza giornata, diciamo, arriva a mezza giornata. Ragazzi, in questo momento su Notino ve lo portate a casa a 18,78 euro. Allora, è un profumo orientale, speziato, originale per personalità originali. In testa, sto leggendo su Notino, testa bergamotto, arancia rossa, lavanda e zafferano. Il cuore è rosa, pepe nero, cashmere. Nel fondo è legno di cedro, patchouli, legno di sandalo, cisto e muschio. Allora, io onestamente, vediamo, aspettate. Che buono. La lavanda si sente molto ora che ci penso, però lo zafferano proprio leggermente. Io sento moltissimo la lavanda e la rosa, per esempio, non la sento. Il patchouli e il sandalo. Io sento queste note, quindi, però nel complesso mi ricorda la cola, ragazze, non so perché, sarà una mia fissazione. Quindi è un profumo che è buono perché c'è anche quest'anima un po' più speziata, un po' più opulenta, però fondamentalmente rimane un profumo fruttato, dolce ma non stucchevole, molto molto carino. Io questo per il giorno lo uso molto volentieri. Allora, facciamo un attimo una pausa da profumi arabi perché ho qui sul vassoio anche un profumo di Zara che è Amber Fever, un profumo molto buono all'ambra. Io l'ambra la amo. Purtroppo questi profumi della linea base di Zara peccano in persistenza, però il profumo in sé è molto bello, anche la boccetta essenziale ma carina. Questo è un profumo all'ambra veramente buono, però ecco, non dura tantissimo. Sono profumi che vi potete rispruzzare in qualsiasi momento della giornata, senza pretese. Si sente moltissimo l'ambra, ma si sente anche una nota speziata. Adesso vado a vedere le note. Su Fragrantica c'è scritto che questo profumo è composto da orchidea in testa, vaniglia nel cuore e base ambra. Sì, io sento
la vaniglia e l'ambra. Boh, ha anche un qualcosa di talcato, comunque è molto buono, peccato che duri poco. Altro profumino che ho qua e che non è arabo ma nostrano è questo di Erbolario, Tenero. Lo tengo qua perché lo sto usando in questo periodo molto molto volentieri. È piuttosto persistente, dolce ma non troppo, è buono, somiglia un po' a... come si chiama quello di Montale sul caffè, al caffè, oddio non mi viene il nome, comunque è un profumo che sa di tè, di erba mate, che quindi gli dà questa connotazione, questa nota un po' tostata, molto molto carino, io avevo preso la mini size. Andando avanti troviamo un altro profumo di Zara, ragazzi, me lo tengo qua perché lo uso tantissimo, io lo amo questo profumo, che è Bold Blossom. Qua ci sono scritte le note, per fortuna sul flacone, e le note sono rosa, ambra e zafferano, tre note che mi fanno impazzire insieme. Questo non fa parte della linea base di Zara, infatti persiste tantissimo. Questo su di me dura tutto il giorno, io non me lo so spiegare, ma è così. È un profumo estremamente sensuale, adattissimo secondo me anche agli uomini, è leggermente dolce. Però assolutamente bilanciato dalla nota di rosa e di zafferano che insieme stanno benissimo. Profumo eccezionale per quanto mi riguarda. Ve ne ho parlato già in un altro video, non so se si trovi ancora. Ma continuiamo con i profumi. Anzi, vi faccio vedere l'ultimo profumo che non è arabo. Questo è un profumino che si trova da DM, Tigotà, è di Jean en Provence, quindi è un brand francese, ed è Iris e Neroli. Questo è un profumino talcato, ma c'è anche il Neroli che lo rende un po' fresco, e io mi spruzzo dopo la doccia, quindi lo spruzzo così per stare in casa. È molto confortante, molto rilassante, molto molto carino, la persistenza massima un paio d'ore. Continuiamo con i profumi arabi. Allora, questo è un altro dal pack meraviglioso. Io questo l'avevo comprato perché ne avevo sentito parlare tanto da Selvaggia Sostegni, e devo dire che lo tengo per il pack, però il profumo in sé non mi piace moltissimo, infatti non mi ci soffermerò troppo, è un po' troppo fruttato, un po' troppo dolce per i miei gusti, cioè non ha spessore, quello spessore al di là del fruttato dolce che per me ci deve essere un profumo fruttato, perché altrimenti mi sa molto di profumino da ragazzina. Insomma, non mi piace, però ragazze, il flacone è un capolavoro, c'è tutto di vetro inciso, è stupendo con questo tappo, questo, come si dice? Non mi viene il termine, questo charme, ecco, questo charme è veramente stupendo, quindi lo lascio in esposizione. E arriviamo ad un altro profumo che mi piace da impazzire, questo è Eau de Parfum. Dove è scritto il nome? Comunque, il brand, cioè il profumo si chiama Sheikh Al-Shuyuk Luxe Edition. Ragazze, questo profumo lo dovete comprare. Su Notino in questo momento sta a 14 euro, 15 euro, ma stiamo scherzando? Io l'avevo preso molto di più. Su Notino però li stanno svendendo questi profumi. Mi leggo la descrizione: lasciati trasportare in Oriente e porta la sua atmosfera nella tua vita, esaltando il tuo carisma unico attraverso toni inebrianti. L'Eau de Parfum Unisex Lattafa Sheikh Al-Shuyuk rappresenta un capolavoro olfattivo dove spezie pregiate si fondono con legni caldi e vaniglia cremosa. I suoi toni sono racchiusi in un elegantissimo flacone dorato che rispecchia il suo irresistibile e lussuoso contenuto. Fragranza orientale speziata unisex per tutti coloro che amano avvolgersi in toni orientali. Al primo fiuto si manifestano intensi accenti di corteccia di cannella e poco dopo si sprigionano seducenti toni di rosa e zafferano speziato. In seguito si percepiscono morbidi toni di caramello uniti al patchouli e nel gran finale appaiono toni seducenti di vaniglia cremosa accompagnati da meravigliose note calde di legni, ambra e ambroxan che attraggono sia le donne che gli uomini. Quindi in testa abbiamo rosa, zafferano e cannella, tre note, oddio, mi fanno impazzire. Cuore, caramello e patchouli, fondo, note legnose, vaniglia, ambra e ambroxan. Ragazze, questo è rosa, ci sento molto la testa, rosa, zafferano, cannella, quindi fumoso, speziato, particolare, per me è decisamente da serata, io lo indosso quando vado a teatro, ad esempio, invernale, pazzesco, vi regala proprio un allure un po' orientale, un po' misterioso, un po' mistico, che mi fa impazzire.
E infine, perché già mi fa male la schiena stare piegata, arriviamo all'Opulent Musk di Lattafa. Anche questo è forse il primo profumo arabo che ho acquistato. Non lo uso spesso, devo essere sincera. È un profumo molto fumoso, cioè io ci sento tipo qualcosa di legnoso prepotente, di oud, di resinoso. Io non, il muschio non lo sento tantissimo in questo profumo, cioè per me non è un profumo pulito, per me il muschio deve sapere di pulito, invece è un profumo proprio fumoso, però per gli amanti del genere, secondo me, è ottimo. Questo sa molto di Oriente, sa molto di vesti arabe. Di tuniche profumate di incenso, di persone che escono da una moschea, cioè vi trasporta molto in quel mood lì. Comunque, leggiamo le note olfattive. Abbiamo in testa muschio bianco, zafferano e limone, cuore, gelsomino e fiori bianchi, fondo, muschio bianco, cedro, ambra, resina, resina di abete. Ecco, io sento molto il fondo in questo profumo. Se in questo sento le note di testa prepotenti, in questo sento il fondo, quindi queste resine, questa ambra. Il muschio lo sento veramente come sottofondo. Comunque, in generale, ragazzi, questi erano tutti i profumi che appunto ho nel mio in esposizione nel mio sporchissimo ma bellissimo vassoio. Adesso lo vado a pulire, li rimetto tutti a posto e poi faccio l'ultima ripresa. Ed eccoli qui i miei profumi risistemati. Finalmente il vassoio risplende e riflette la luce, come giusto che sia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, a me è piaciuto molto registrarlo, mi sono divertita molto, quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, scatenate l'inferno nei commenti. Mua! Ciao!